il Trenta in arena affronta la 108, 73-62, 125-81, 9-63. Quindi diamo il benvenuto anche a chi si collegherà sul canale YouTube alla 19esima finale a Tavagnasco. Un altro anno ci sarà il ventennale della manifestazione. Abbiamo cominciato con la quinta categoria, bovine nate dopo il 1° ottobre 2019. Ripeto le copie per i nostri rabatteur: 62 e 73, 108 e 30, 125 e 81, 9 e 63. Chiamiamo anche Sibelle di Bacco Fabrizio, la numero 22, che affronta la numero 3, Morosita di Laurenzio Davide. E 108, 73 e 62, 63, 63 con la 9, il 125 attende la numero 81. Vince la numero 30 intanto, vince la numero 30 e chiamiamo in arena. Chiamiamo in arena la numero 22, Sibelle di Bacco Fabrizio, che affronta la numero 3, Morosita di Laurenzio Davide. La numero 3 affronta la numero 22, gagna la 3. Attenzione. Abbiamo chiamato in arena la 22 e la numero 3. Sibelle e Morosita. Chiamiamo ancora in arena Viperde, i fratelli Vironda, e Ribam di Nicoletta Iari, la numero 66 e la numero 49. Gagnolo, vince la numero 3, perfetto, vince la numero 3 di Laurenzio. Chiamiamo in arena Nerva di Borgesio Stefano, la 79 contro la 8, Murina di Arnoldo Massimo. Chiedo a Federica se può portarci delle penne qui sul camion, gentilmente, grazie.
vince la 125. E chiamiamo in arena la numero 32, Zara di Volpe Davide contro la 97, orsiere dell'azienda agricola Giovannini. Abbiamo chiamato la 32 e la 97 che devono ancora entrare in arena, le altre quattro coppie sono ancora presenti in arena. Stefano tra la 49 e la... Ah, lì bisogna ancora avvicinare 63. Vince la 73 intanto. E chiamiamo in arena Savana, la numero 65 di Peretto Marco, contro la 37, Bumba di Riva Emily. Tra la 49 e la 66 chi ha vinto? 66, perfetto, chiamiamo in arena Olanda di Cipriano Moliner Mario contro Bimba di Bugni Mattia. E ci rimane soltanto un combattimento per portare a 16 la quinta categoria. Igor Modina, se puoi venire sul camion, grazie. Dopo un bel combattimento vince la 32 e l'ultimo confronto è tra Baghera di Simone Io e Bijou di Ciprio Edoardo.
65 e 37, 121 e 19, 7 e 2, 7 contro il numero 2, la 121 aspetta la 19, 37 e 65. Aspettiamo la numero 19, Bimba di Bugni Mattia. Ok, le 5 lane, le 5 coppie sono in arena. Subito un bel combattimento tra la 8 e la 79. Murina di Arnoldo Massimo e Nerva di Borgesio Stefano. Vince la numero 7. Intanto passiamo alla quarta categoria, chiamiamo in arena Cobra di Noro Gianni che affronta Mandolin di Virus Stefano. E Surprise di Volpe Davide che affronta Furia di Bettas Begalin Ugo. Siamo passati alla quarta categoria, categoria delle manze, bovine, nate dopo il 1 ottobre 2018, bovine gravide. Vince la 121 intanto, l'atra, vince per la quinta categoria la 19 ed ecco le prime manze entrare in arena. Ripeto le coppie per i nostri rabatteur, 53 e 61, 29 e 16, ok? Non vanno insieme le due bovine? Grazie all'allevatore della 29, Volpe Davide. Attendiamo Mandolin di Virus, la numero 6,
Ecco la numero 16, surprise di Furia, va contro la 29, surprise, perfetto. Aspettiamo la 61 di Virus. Subito il combattimento tra le due coppie di Manze, chiamiamo ancora in arena Venise di Pezzetti, Tonion Walter e Milva dei fratelli Massa, 96 e 46. Per la quarta categoria riavviciniamo le due manze. Vince la 61 e vince la 29 per la quarta categoria. Chiamiamo in arena Manila di Regano Alessandro e Caramel di Bracco Greta, 28 e 95. Vince la 9? Grazie, per la quinta categoria vince la numero 9. E chiamiamo Sherry di Ughetti Capia, di Ughetti Katia, che affronta Cucù di Caprio Edoardo, 111 e 1. Vince la 65 per la quinta categoria. Allora, di quinta categoria rimane un combattimento e sono in arena le due manze. Stiamo ai sedicesimi di finale di quarta categoria, abbiamo quasi finito i sedicesimi. Vi ripeto le coppie per i nostri rabatteur, 111 e 1, a modo Saldona dir. ...96 e 46, quindi aspettiamo la 46... ...28 e 95... ...28, aspetta la 95... di Bracco. ...46 e 96, e la 95 contro la 28, a modo.
Bene, creiamo ancora una coppia in arena che è l'ultima per quanto riguarda ne mancano ancora due, scusatemi. Chiamiamo Lupa di Arnoldo Massimo e Surprise di Noascon Fragno Marco. La numero 6 e la numero 82. Vince la 28 e chiamiamo la numero 80, Nevada di Cordero Anna, che affronta Melodì di Sola Stefano. Intanto vince la 111 di Caprio. Aspettiamo ancora. Denis vince la 96? Vince la 96? E 48, 82 e 6. E 80. A posto, abbiamo tre combattimenti di quarta e uno di quinta. Passiamo dunque ai sedicesimi di finale di terza categoria. Cominciamo a chiamare un combattimento: bovine che pesano meno di 540 kg. Chiamiamo in arena la numero 129, Juve di Bagnodario, che affronta Murina di Orlarei Irene. Per la quinta categoria vince la numero 79 e per la quarta categoria vince la numero 80. Chiamiamo in arena Gioia di Fantin Licia, che affronta Ribella di Vairos Davide. Ripeto, Juve di Bagnodario la numero 129 e Murina di Orlarei Irene la numero 78. Ecco Murina
aspettiamo gioia di Fantin Licia, la numero 101, e la 68 Ribella di Virus. 68, eccola in arena, aspetta la 101 di Fantin e chiamiamo in arena l'ultima battaglia, che è tra Caress di Virus Davide e Bangkok di Chicco. Vince la numero 82, ancora per la quinta categoria, per la quarta categoria. Sessa. 68 attende la 101 di Licia Fantin. Aspettiamo Caress di Virus e Bangkok di Chicco. Ecco la 101. Settantotto e 129, bene. La 20 e la 55. A modo. E possiamo passare anche alla seconda categoria. Lì vince la 78, Murina. Passiamo alla seconda categoria. Chiamiamo in arena. Coquette di Cordera Corrado che affronta Manda di Carlo Roberto. E Malisse di Ughetti Matteo che affronta Faisan di Roletto e Isabella Eric. Sessantotto per la terza categoria. Chiamiamo in arena Baghera di Caudela Raffaele e Nicolo e Tilleul dei fratelli Vironda. Per la seconda categoria 130 e 123, 71 e 13, bene. E ci manca 44 di Ughetti e 94 di Roletto. Per la Nadir vince la 55, aspettiamo, ok. Thank you.
sì, quasi scatto di tanto. E vedete che è un brineo, eh? Che è un brineo? Abbiamo di mangiare più roba te, no? Anche Igor, se puoi venire sul camion, grazie. Per la terza categoria vince la 55. Per la seconda categoria chiamiamo in arena Shakira di Giovanni Mauro che affronta Regina di Igor Modina. Vince la numero 7? 71, scusatemi. Vince la numero 71 e chiamiamo anche Bandit di Squindo Helter e Amalis di Basolo Marco. Vince per un primo momento la numero 1, vediamo se la 111 vince la 1. Un applauso per la 111. Vince la numero 1 per la quarta categoria e vince la 123 per la seconda categoria. ...58 e 112. ...72 e 4. Aspettiamo la 72 e la numero 4. Ecco la 112. La 4 di Igor aspetta la 72 di Giovanni e chiamiamo Contessa di Dario Bagnò e Borga di Ferragatti Omar Alberto. 120 e 59. Vince la 94. Chiamiamo in arena Bijou di Chiappetto Leonardo. Chiappetto Leonardo che affronta Marengo di Laurenzo Roberto. La 90 e la 26. Vince la 112. Chiamiamo
La 113, Monella di Boetto Giuseppe, Zigan di Caiolo Sergio, 113 e 91. E Dijon di Cordera Corrado contro Jadir di Licia Fantini. e 59 a modo 90 e 26 90 e 26 Nadir te fa Pugis al 2, 113 e 91 la 132 e la 100. Ok, ci sono 5 coppie in arena, aspettiamo ancora Zigan di Caiolo. E chiamiamo in arena Fiamma di Borgesio Alex che affronta difesa di Lorenzo Simone, 75-74. Vince la 26 di Laurenzio e chiamiamo la 14 Magalì di Caudera Raffaele Nicolo contro la 17 Tormenta di Frau Gabriele. Vince la 72 e chiamiamo Iella di Pezzetti Tognon Walter che affronta Muzzigliun di Gordo Alessandro, 106 e 109. Dietrich gagna la 6-32. Vince la 132. Tra la 120 e la 59 chi ha vinto? La 120, grazie. Di Dario Bagnò. La 109 e la 116. Entra in campo adesso Gorda, aspetta la 116. Chiamiamo qui giù di Enrici Davide contro Puchi di Castellino Andrea. Vince la 14 Thomas Puminchio Mumà. Vince la 14. Chiamiamo Romina dei fratelli Massa e la 117 Tarzan di Truffa Alessandro. Vince la 75 per la seconda categoria. Ultima battaglia di seconda categoria, Rainetta dei fratelli Ughetti con Murina di Lorenzo Roberto, 51-23. Ecco Puchi la 69 affronta la numero 10 qui giù. Vince anche Zigan, la numero 91. Alessandro, la tua ha vinto o ha perso? Vince la 116, Iella.
23 e 51 moto 117 e 45. Passiamo anche alla prima categoria. Vince la 51 per la seconda categoria. Passiamo alla prima categoria. Chiamiamo Sherry di Sola Stefano che affronta Tichy di Igor Modina. Colto di Feira Loris che affronta Negresso di Orlarei Irene. E Dubai di Carlo Roberto che affronta Simba di Quagliotti Emanuele. Per la seconda categoria ci rimangono questi due combattimenti. Oh no, Stefano, tu puoi vincere, ma Linti, tu puoi vincere, please. Tra Borghese e Simone. Tra Borghese e Simone. Chiamo Simone io, va. Chiamo io, Simone. Per la seconda categoria vince la 45. Le coppie di prima categoria, le ripeto, 42 e 5, 88 e 77, 124 e 38. Chiamiamo anche Griotto di Nicola Giacomino che affronta la 126, Cocchetti di Matteo di Tregiacche. Ci rimane soltanto una coppia di seconda categoria, trattasi di Quegiume e Pucchi. Vince Pucchi la numero 69. Chiamiamo Alaska di Feira Pastore e Mignone di Peretto Marco. I numeri per i nostri rabatteur: 42 e 5, 88 e 77, 124 e 38. Vince la numero 5 per la prima categoria. Chiamiamo Domina di Quinto Agasi contro Zara di Trucano Daniele. Agasi. 124 e 38, bene. Aspettiamo Griot e Coquette. Subito il combattimento tra Dubai e Simba. Ecco la 126 Coquette, già reina di quarta categoria nel 2016. Vince Dubai intanto la 124 e chiamiamo difesa di Ughetti Matteo contro Coquette di Cordero Anna. Vince la 77 intanto, 126 aspetti la 106 Griot, la 67 aspetti Alaska. Ecco Griot contro Coquette, 89 Alaska contro la 67 qui davanti al camion Daniele, la 27 aspetta la 34 che entra ora in arena e abbiamo chiamato anche Domina e Zara, la 27 e la 34 l'ho già detto, difesa la 43 e la 57 Coquette. Bene quelle due, sì, 89-67. Ecco davanti all'arena uno scontro tra due bovine conosciute davanti al camion.
l'arena di quarta categoria del 2016, la 126 e la 106, arena in un'eliminatoria in Valle d'Aosta a Saint-Marcel nel 2017. Alaska, la numero 89, aveva già partecipato all'interregionale del 2018. Ed è la reina di quarta categoria del 2016 a vincere. Cocchette, chiamiamo in arena. Difesa di Noro Gianni contro Laguna di Gamba Dario. Avviciniamo di nuovo Griotte e Cocchette, scusate. C'è, è stato trovato in mezzo all'arena un telefono. Posto. Ed è Cocchetto a vincere nuovamente e vince anche la numero 27. La numero 52 contro la numero 43. Chiamiamo anche spettacolo di Feira Loris e spettacolo di Aimonetto Giovanni. Subito dei bei combattimenti per questa prima categoria. Cinquantaquattro e cinquantadue. Allora, 54 e 52, perfetto. La 114, spettacolo, aspetta la 87, un altro spettacolo. E 114. Chiamiamo anche Tacun di Mangaretto, Mangaretto Franco e Bijou di Chablolea. 84 e 119. Chiamiamo anche Farouk di Bacco Fabrizio contro Cocchetti di Quagliotti Emanuele, 15-85. Intanto, in un primo momento vince la 67 e vince la 54. Chiamiamo in arena Paloma di Castellino Andrea, numero 70, contro la 110, Muron di Gorda Alessandro. E 119, ok, aspettiamo la numero 15 e la numero 85, Farouk e Cocchette.
e Paloma la numero 70 con la numero 110. Perfetto, Alessandro in mezzo all'arena con Castellino, bene. La 15 e la 85, aspetti l'85. La 43, un'altra bovina conosciuta nel circuito valdostano, terza e quarta all'eliminatoria di Aosta nel 2019. E Reina l'amichevole di Champorché nel 2021. Aspettiamo l'85 che va contro la 15, mentre Takuma aspetta la 119 Bijou. Lì vince la 114 di Aimonetto. contro l'84, bene. E laggiù vince difesa di Ughetti. Chiamiamo la numero 86 Extasia di Faira Pastore contro la 99 Caprice di Geninati Davide. Vince la 110 e chiamiamo Shakira dei fratelli Saroni la 41 e Jardin la numero 39 di Ferragatti Omar Alberto. E con questo combattimento abbiamo portato 16 bovine la prima categoria, laggiù vince la 43 difesa e lì vince l'85. Abbiamo portato tutte le categorie a 16, ci rimangono Extasia, Caprice, Shakira e Jardin. E 99 41 e 39. Dietro ci passiamo agli ottavi di quinta? Passiamo agli ottavi di quinta categoria. Chiamiamo in arena Sauvage di Recroso Serena, la numero 47 che affronta la 104 su Lidi Girodo Alessia. Vince la numero 84 Takum. Chiamiamo in arena Faisan di Truffa Alessandro, la 118 e Jador, la numero 93 di Rolletto Zabella Eric. Vince la numero 86 Extasia. Chiamiamo in arena la numero 11 Signorita di Enrici Davide contro la numero 30 Cucù di Borgesio Andrea. Solo 39 41. Siamo passati alla quinta categoria, vi ripeto le coppie per i nostri rabatteur. Vince la 39, grazie.
11 e 30, 93 e 118. Chiamiamo in arena Cuba di Squindo Elder contro la 73, Bufera di Giovando Mauro e Bruni di Giovando Claudio contro la numero 3, Morosita di Laurenzio Davide. Allora, ripeto le coppie. 47 aspetta la 104, 93 aspetta la 118, 11 e 30, 125 Cuba, 73 Bufera, 9 Bruni, 3 Morosita, Laurenzio Davide, Giovando Claudio, Giovando Mauro, Squindo Elder. Perfetto, la bovina di Squindo aspetta Giovando Mauro, mentre Giovando Claudio, la numero 9 e la numero 3. 125-73. Squindo, la 73 di Giovando Mauro, che non è ancora in arena, mentre la 93... La 118. La 73 viene qui davanti al camion con la 125, grazie. Invece dietro Cilina Zaffini vince la 104? 104. Chiamiamo Viper di dei fratelli di Ronda la 66 e Nerva la 79 di Borgesio Stefano. Sessantasei dei fratelli di Ronda aspetta la 79 di Stefano Borgesio. Siamo agli ottavi di finale di quinta categoria. Bovine nate dopo il 1 ottobre 2019. La quarta e la quinta categoria sono categorie in base all'età delle bestie. La quinta categoria sono la categoria più giovane, ma vediamo già dei soggetti molto agguerriti. La 79 che ora in arena prima è stata protagonista di un lungo combattimento e adesso subito il combattimento con l'avversario dei fratelli Vironda. Aspettiamo, chiamiamo in arena, scusate, la numero 32 Zara di Volpe Davide e la 65 Savana di Peretto Marco. Intanto vince la 30 e vince la 118. Chiamiamo in arena Baghera la numero 7 di Simone Ion e la numero 19 Bimba di Bugni Mattia. Thank you.
32 e 65. La 7 aspetta la 19. Con questo combattimento abbiamo finito gli ottavi di finale di quinta categoria. Passeremo poi alla quarta categoria. 19, vieni qui davanti al cambio contro il numero 7, la 32 e la 65. Ringraziamo anche tutti gli spettatori per essere qui presenti ad assistere alla 19esima finale di Tavagnasco. Oltre ai Rabatteur che stanno veramente dando un ottimo servizio in arena, ringraziamo anche i fotografi Luciano Ramirez, e ricordo che il video delle battaglie verranno poste su il canale YouTube Battaglie delle Reine Live, Battaglie delle Reine Live in differita. Dunque stasera ci sarà la diretta delle battaglie. Chiedo al pubblico anche un applauso ai tre proprietari delle reine regionali della Valle d'Aosta, Nello Giraud, la famiglia Marchia e Roberto Bonin, per essere oggi presenti qui. Complimenti per l'ottimo risultato ottenuto all'arena. Nello, visto che sei vicino alla bivette, se porti un po' da bere. Vince la 125 di Squindo. Passiamo alla quarta categoria. Ottavi di finale di quarta categoria. Chiamiamo in arena Tiki, la numero 50 dei fratelli Ughetti, contro la numero 83 Carina di Bigio Marco, e Mandolin di Quagliotti Ettore, che affronta la 31 Furia di Borgesio Andrea. Vince nuovamente la 79 dopo un lungo combattimento per la quinta categoria. Ed ecco i primi rappresentanti della quarta categoria. La bovina di Borgesio, la numero 31, aspetta la 98 di Quagliotti, mentre la 50 aspetta la 83 di Bigio Marco, che è subito dietro di lei. Ricordo inoltre che domenica prossima ci sarà a Settimo Vitone un'eliminatoria, una battaglia delle capre, quindi partecipate. Thank you.
vince la numero 19. Dicevo, domenica prossima di partecipare numerosi a settimo. Vince la numero 50 per la quarta categoria. Chiamiamo la 128, Tormenta di Vercello Riccardo, contro la 33, Michigan di Trucano Daniele e Ivan. Se è possibile, l'ha detto ai microfoni, se può venire... Stefano. Vince la numero 31. E chiamiamo... Vince nuovamente la numero 31. E chiamiamo in arena la numero 60, Desarpa di De Pedro Arduino, che affronta la 64, Marmotta di Borgesio Stefano. E Tempesta di Cordera Fabio, che affronta Mandoline di Vairo Stefano. 127-61. Va bene, ok. Per la quinta categoria abbiamo ancora due combattimenti in arena, tra la 9 e la 3 e tra la 32 e la 65, mentre abbiamo la 128 e la 33 per la quarta categoria, e abbiamo chiamato la 60 e la 64 e la 127 e la 61, ok? Vince la 33 per la quarta categoria e chiamiamo in arena sorprese di Volpe Davide, che affronta la 96, Venise di Pezzetti Tonion Walter. Aspetta la 60, il 61 aspetta la 127,
29, aspetta la 96, 64, aspetta la 60 che entra ora in arena. A posto, ci sono tutte, aspettiamo dunque soltanto Venise di Pezzetti Toglion Valter. Vince la 127 per la quarta categoria. Claudio, tutto ok? Chiamiamo in arena la numero 28, Manila di Regano Alessandro, che affronta la numero 1, Cucù di Caprio Edoardo. La numero 29 aspetta Venise di Pezzetti Toglion Valter. Venise la numero 96. Surprise già un po' che in arena, se puoi sbrigarti gentilmente. La 28 va contro la 1, quindi Edoardo Caprio, se puoi venire davanti al camion, grazie. Vince la numero 60 per la quarta categoria. Ultima battaglia di quarta categoria. Surprise di Nuascon Fragno Marco, la numero 82, che affronta Nevada, la numero 80 di Cordero Anna. Ripeto nuovamente, Venise di Pezzetti Toglion Valter, la numero 96. Grazie. Entra ora in arena, grazie mille. Abbiamo ancora due combattimenti di quinta categoria. 96 e 29. Aspettiamo la 82 e la numero 80, ecco la numero 80 di Cordero Anna. Aspetti, Surprise di Nuascon Fragno Marco. (Ride)
Dietrich vince la 29. '80 e '82. Vince la 29 e vince la numero 82. Passiamo alla terza categoria. Chiamiamo fregatte di Allera Longopiera che affronta Jack, la numero 36 di Riva Emily. Fregatte la numero 25 e Jack la numero 36. Per la quinta categoria vince la numero 65 e chiamiamo in arena Sibelle, la numero 12 di Luca Carbonato, che affronta Cucù, la numero 105 di Alessia Girodo. Lì vince la numero 25 affronta la numero 36 Jack di Riva Emily. Abbiamo chiamato anche Sibelle di Luca Carbonato, la 12, e la 105 Cucù di Girodo Alessia. E per la quinta categoria vince la numero 9. Chiederei al pubblico un applauso all'allevatore della numero 3 per la sportività e per la sua giovane reina. E chiamiamo in arena la 112 Bandì, no scusate, la 115 Bel di Aimonetto Giovanni, con la numero 40 Diana dei fratelli Saronni. Aspettiamo Jack, la numero 36 di Riva Emily, e Cucù di Girodo Alessia. '105 contro la 12 qui davanti al camion, grazie. Girodo Alessia qui davanti al camion, grazie. '40 e '115.
Ricordiamo nuovamente la bovina di Riva Emily. Jack, la numero 36 di Riva Emily. Vince la numero 40 dei fratelli Saronni. Chiamiamo Tribulè, la numero 107 di Nicola Giacomino, che affronta la 56, Barone di Boetto Giuseppe. Manca la pensione, contro il lottatore. Manca la pensione. Rubì di Fro Gabriele. La 36, Riva Emily, se puoi sbrigarti gentilmente. La bovina di Nicola Giacomino aspetta la bovina di Boetto, che arriva ora in arena. Thomas! Un po' più piano. 36 di Riva Emily. Bravo. Affronta la bovina di Allera Longo Piera. La bovina di Allera Longo è già un po' che in arena, se potete sbrigarvi. La bovina di Allera Longo, Fregat, aveva partecipato all'edizione dell'Interregionale nel 2018. Aveva vinto il premio per la combattività. Il sorteggio successivo è proprio tra Matador di Allera Longo Piera e Rubì di Frau Gabriele. Matador e Rubì. Grazie Emily. Gabriele con Rubio aspetti Matador, la numero 24. Lì bisogna nuovamente avvicinare Matador e Jack. No, Fregate e Jack, scusate. Thomas gagna la dose, vince la 12. Chiamiamo in arena Mia di Recroso Serena, che affronta la numero 18 Jardin di Luca Carbonato. Vince la 25, Fregate. Ecco in arena Matador
vince la 107 di Nicola Giacomino e chiamiamo bandina 131 di Borgesio e Danilo che affronta la 78 Murina di Orlarei Rene. Dicevo Matador la numero 24 Giareina nel 2016 17, 18 e 19 alla finale di Tavagnasco difende oggi il quinto titolo di Reina di terza categoria. Due anni fa finalista con la compagna di stalla. La compagna di stalla Baghera che fece seconda, oggi in terza categoria è accompagnata da Fregat, la sua compagna di stalla che ha già partecipato all'interregionale e che ha appena vinto il combattimento e va ai quarti di finale. A mondo 35 mia e 18 Jardin Matador RB e chiamiamo in arena l'ultimo combattimento di terza categoria, trattasi di Ribella di Vairos David la numero 68 contro Caress la numero 55. Thomas Divisa Saladove Placing a Rita Saladove, dividete la 131 la 78, grazie. Ci sono due bovine di Vairos che devono trovarsi, quindi dobbiamo praticamente la 131 va con la bovina di Vairos e anche la 78 va con la bovina di Vairos, perché sennò due di Vairos si trovano. Quindi la 131 va con la 55 e la 68 va con la 78. Vairos, se puoi portare entrambe le tue bovine, sia Caress sia Ribella in arena, grazie. Vince la numero 18 intanto? Ok? e 55 68 e 78 intanto ha vinto Matador la numero 24. Ringrazio anche comunque Borgesio Danilo e Orlarei Rene per aver compreso la situazione. 68 e 78 mentre Caressa la 55 contro la 131 di Borgesio. Perfetto, grazie. Passiamo alla seconda categoria.
Chiamiamo in arena Miret, la numero 92 di Caiolo Sergio e Vittorio, la 123, Manda di Carlo Roberto, e Faisal, la numero 94 di Roletto Zabella Eric contro Tilleur dei fratelli Virotta, 71-94. Vince la 78. Perfetto, la bovina dei fratelli Vironda aspetta la 94 e abbiamo chiamato Miretti, Caiolo e Manda di Carlo Roberto. Chiamiamo anche Bandì di Basolo Marco la 112 e Shakira di Giovanni Mauro la 72. Vince la 131. Che è subito dietro. Ok, 112-72. Tiller la 71 contro la 94. La 92 e la 123. Ok. Chiamiamo in arena la 120 Contessa di Bagno Dario e la 26 Marengo di Lorenzo e Roberto. Vince Faisan, la numero 94 di Roletto, e chiamiamo Zigan, la numero 91 di Caiolo Sergio e Vittorio, che affronta Dijon di Cordera Corrado, 91-132. La 112 attende la 72 di Mauro Giovando. E 120, quindi aspetti la 120 di Bagnò. Dijon aspetta Zigan. La numero 26 di Laurenzio, partecipante all'interregionale nel 2018. La numero 72 Shakira contro la 112. Shakira terza quarta nel 2019 in terza categoria, nel 2018 reina di quarta categoria. Thank you.
Grazie agli spettatori sulle transenne. E chiamiamo in arena Fiamma, la numero 75 di Alex Borgesio, che affronta la 14 Magali di Cordera, di Caudera, Raffaele Nicolo. Vince la numero 120 Marengo, la numero 120 Contessa, e vince la 72 Shakira. Chiamiamo in arena Iella di Pezzetti Tognon Walter, la 116, che affronta Pucchi di Castellino Andrea, la numero 69, e Rainetta, la numero 51 dei fratelli Ughetti, che affronta la 45 Romina dei fratelli Massa. Il 14 e 75 la bovina di Borgesio, si può venire davanti al camion, grazie. Caudera è già qui. La 69 Pucchi aspetta Iella di Pezzetti, la 116 La 51 aspetta la 45. La 51 dei fratelli Ughetti, già terza quarta nel 2019 in terza categoria. Aspetti la 45 di Massa. Lì vince la 132. Grazie Nadir. E per la quarta categoria vince la numero 1. Un applauso alle due bovine di quarta categoria. Dopo mezz'ora di combattimento vince la bovina di Capri Edoardo. E abbiamo finito con queste coppie, sia la quarta che le bovine di terza categoria. Sono tutte presenti in arena ora. Vince la bovina di Ughetti. Vince definitivamente la 51. Ricordo gentilmente a tutti gli allevatori, se vi ricordate di entrare col bastone, per piacere, per i prossimi combattimenti. E dopo questi tre combattimenti passiamo alla prima categoria. Avevamo 30 partecipanti di prima categoria, ce ne restano 16, quindi siamo agli ottavi di finale di prima categoria. Bovine che pesano più di 591 kg. Chiamiamo in arena Rainu di Zenerino Marta, che affronta Vipera di Cipriano Molinar Mario, la numero 122, e Tichi, la numero 5 di Igor Modina, che affronta Negres, la 77 di Orlarei Irene. Per la seconda categoria vince la numero 14.
Vince definitivamente la 14 di Caudera. Un bel combattimento tra la 69 e la 116. Puchi e Iella. E tra Dijon e Zigan. ...102-122... vince Puchi la 69... e chiamiamo in arena Dubai la 124 di Carlo Roberto, che affronta Coquette di Detre Giacca e Matteo la 126... 124 e 126... Thomas Salam va contro Sötta e l'altra va contro l'altra. E 77, 126 e 124. 77 contro la 5 di Igor, la 126 aspetti la 124 Dubai. E chiamiamo Mignon la 67 di Marco Peretto, che affronta Dominia di Quinto Agas, la numero 27. Vince Vipera la 122. Ecco Dubai la numero 124, due reine già qui a Tavagnasco, la 126 di quarta categoria nel 2016, mentre Dubai reina di quinta categoria. Per la seconda categoria vince la 132 di Cordera. La 27 aspetta la 67. Allora bisogna nuovamente avvicinare Dubai e Coquette gentilmente. La C. Orlarei Rene ha vinto la bovina di Modina o Orlarei?
fino alla 5. Ok, grazie. Chiamiamo in arena difesa di Ughetti Matteo la 43 contro la numero 54 Laguna di Gambadario. Vince la 124 Dubai e chiamiamo in arena spettacolo la 114 di Aimonetto Giovanni contro l'84 Takun di Mangaretto Franco. Vince, ah scusa, la 67 aspetta, la 27, scusa, 67-27, 43-54, 114-84. ...54 di Gambadario, aspetta la 43 difesa di Ughetti. ...54 e 43, 114 e 84, e chiamiamo Coquette la numero 85 di Quagliotti Emanuele e la numero 110 Bourin di Gorda Alessandro. ...84-114, ok. Difesa al numero 43, vieni contro la 54, difesa lo ricordiamo, già terza quarta d'Aosta nel 2019. Mentre Muron di Gorda aspetta l'85 di Quagliotti. E l'ultima battaglia di prima categoria è tra Ecstasy, la numero 86 di Ferre Pastore, contro la 39 Jardin di Ferragatti Omar Alberto. Vince Takun la numero 84, la 110 aspetta la numero 85, Ecstasy la numero 86 aspetta la numero 39. Perfetto, abbiamo tutte le bovine di prima categoria, con queste abbiamo finito gli ottavi di finale, passeremo poi ai quarti di finale di quinta categoria. Vince la 43 di Ughetti.
Vince la numero 86 di Feira. Definitivamente. Quattro bei combattimenti in arena. Vince la bovina di Quagliotti davanti al camion. Curiosità su queste due bovine, la 67, una bovina proveniente dall'allevamento di Lasier, mentre al numero 27, Lasier Italo, mentre al numero 27 mi hanno detto che è stata vinta alla lotteria del combattimento ad Ozegna ed è una bovina proveniente dall'allevamento di Tomasi Conte, Conte Dario. Dunque la bovina di Quinto Agasi, oltre ad essere stata vinta dal suo proprietario, sta dando grandi soddisfazioni, sta facendo dei bei combattimenti in questi ottavi di finale. Ci rimangono poi quattro battaglie per categoria, le bovine che vinceranno si qualificheranno in semifinale e verranno iscritte sull'albo d'oro degli amici delle Renne del Piemonte. Ma soprattutto 8 bovine per categoria vincono un sacco di mangime, dunque man mano che perdete, se potete venire sul camion e ritirare un sacco di mangime vi ringraziamo e chiedo a qualcuno poi del comitato di venire a mettere giù i sacchi. Il mangime è stato offerto dalla Protec. Dunque tutte le bovine che hanno raggiunto i quarti di finale vinceranno un sacco di mangime. Grazie alla Protec per il premio offerto. Allora, mentre finiamo la prima categoria, Dietrich come Shakredo Baro, tutte quattro. Passiamo ai quarti di finale di quinta categoria.
chiamiamo in arena il numero 104, Suridi, Giro d'Alessia, che affronta la 118, Faisandi, Truffa Alessandro. E la numero 30, Cucù di Borgesio Andrea, che affronta la 125, Cuva di Squindo Elder. La numero 9, Bruni di Giovando Claudio, che affronta la numero 79, Nerma di Borgesio Stefano. E la 65, Savana di Panetto Marco, che affronta la 19, Bimba di Bugni Mattia. E 65 30, ok, la 30 è già in arena contro la 125 di Squinto, grazie, se puoi andare giù contro la 30. Allora 104 e 118, 30 e 125, 19 e 65, 9 e 79. Ok, Giovanni va contro la 79 dall'altra parte dell'arena. Grazie. La 118 vieni contro la 104 che è davanti al camion. La 30 e la 125 sono già avvicinate. La 65 e la 19. Che 65 devi andare per retto a destra. Per retto con la 65 devi andare con la 19. Ed ecco subito il combattimento, 104 e 118. Quarti di finale, le bovine che vincono passano in semifinale. Ricordo a tutti gli allevatori che vincono un sacco di mangime comunque, sia che perdano sia che vincano. E per la prima categoria vince definitivamente la numero 67. Ed ecco che ci rimangono i quarti di finale di quinta categoria. La numero 79, già protagonista di due lunghi combattimenti, la bovina di Borgesio Stefano contro la numero 9 di Giovando Claudio, anch'essa protagonista di un lungo combattimento agli ottavi di finale. Qui davanti al camion abbiamo la bovina di Squinto, la bovino e la bovina di Borgesio Andrea.
Giro 2 truffa davanti al camion, due bei combattimenti per, anche per loro. Prima la bovina di Giro D'Avito, la bovina di Recrosio, mentre la bovina di Truffa, la bovina di Roletto. Vince la numero 30, Cucù di Borgesio Andrea, che va in semifinale. Squinto Elder, se puoi venire a ritirare un premio, grazie. Chiedo a qualcuno del comitato se può venire a mettere giù i sacchi del mangime. Quindi Squinto, dopo che hai legato la mucca, se puoi venire, grazie. Igor Modina, puoi venire sul camion, grazie. Due bei combattimenti. Dobbiamo ancora avvicinare la bovina di Peretto, il manzo di Peretto e il manzo di Bugni. Dietrich fa turno a Puccin, avviciniamo di nuovo, ok? Borgesio Andrea, se puoi venire a ritirare il premio,
Vi ricordo a tutti, voi che avete raggiunto i quarti di finale, se venite a ritirare un sacco di mangime, almeno andiamo avanti con le premiazioni, grazie. E chiedo a qualcuno del comitato, organizzatore, se può venire sul camion per premiare con i sacchi di mangime, grazie. Thomas Chiantagagna lì, vince la numero 9 di Claudio Giovando che va in semifinale, sia Giovando che Borgesio Stefano, dopo venite a ritirare il premio. Cominciamo a chiamare due combattimenti di quarta categoria, chiamiamo in arena la numero 50 di chi dei fratelli Ugretti che va contro la 31, Furia di Borgesio Andrea. E la numero 33, Michigan, di Trucano Danieli e Ivan, che va contro la 60, Desarpa di De Pedro Arduino. E 31, 33 e 60. Chiamiamo anche la 127, Tempesta di Cordera Fabio, e la 29, Surprise di Volpi Davide. La numero 1, Cucù di Capo Edoardo, contro l'82, Surprise di Noascon Fragno Marco. Ed ecco subito il combattimento tra le due bovine di quarta categoria, la 50 e la 31, la bovina di Borgesio e la bovina dei fratelli Ughetti. La 29 con la 127 di Cordera, mentre la bovina di Trucano aspetti la 60 di De Pedro Arduino.
Trucano protagonista nel 2019 con Poudre, Reno uscente di seconda categoria. Partecipa oggi con Michigan, sempre proveniente dalla famiglia Duclair come la sua vecchia reina Poudre. Giunti ai quarti, ringrazio anche il folto pubblico con una forte partecipazione degli allevatori valdostani a fare il tifo per gli amici del Piemonte. Ringraziamo tutta l'organizzazione, in particolar modo Igor Modina, per l'ottima organizzazione e per la ripresa dei combattimenti nel 2021, nonostante i tanti sacrifici. Siete riusciti a organizzare una gran bella manifestazione con delle bovine molto combattive che ci stanno dando un ottimo spettacolo. Ripetiamo le copie per i nostri rabatteur: 82 e 1, 29 e 127, 33 e 60, 50 e 31 che stanno già combattendo. La numero 29, ti fanno sempre aspettare. Aspetta la 127 di Cordera e la numero 82 aspetta la numero 1 di Capo Edoardo. E 82, 29 aspetta la 127, 127 vieni giù davanti al cambio. E vince la numero 33 di Trucano che va in semifinale. Complimenti anche alla numero 60, vi ricordo di venire a ritirare il sacco di mangime sia Trucano che alla numero 60 di De Petro. Ed ecco tutte le coppie anche di quinta categoria, di quarta categoria, scusate, soltanto una bovina ha raggiunto la semifinale che è la bovina di Trucano, le altre tre coppie sono ora in arena. Davanti al cambio la bovina di Volpe e la bovina di Cordera. Subito un bel combattimento tra Tempesta e Surprise. Vince in un primo momento la 31, ma la 50 dei fratelli Ughetti non vuole perdere e si rigira prontamente. Abbiamo ancora due combattimenti di quinta categoria. E vince la 127 Tempesta di Cordera Fabio che va in semifinale. Chiedi a Ives Lombardo.
E sai, se lei ha più il cazzo. Vives Martini. Anche Lombardo, e lei ha tirare. Ives Marchillo, Rabatola 6. Ricordo nuovamente a tutti gli allevatori che hanno raggiunto i quarti di finale di venire a ritirare il sacco di mangime. Per la quinta categoria aspettiamo ancora Giovanni Claudio, Trucano Daniele Ivan, De Petro Arduino, Cordera Fabio e Volpe Davide. E dopo un bel combattimento vince il numero 82, surprise di Noascon Fragno Arco. Complimenti anche a Cucù di Caprio Edoardo per i lunghi combattimenti precedenti. E cominciamo a chiamare due bovini di terza categoria. Per la terza categoria chiamiamo in arena la 25, Fregat di Longoallera Piera contro il numero 12 Sibelle di Luca Carbonato. Ed ecco subito in arena la bovina di Carbonato, aspetti il Fregat di Allera Longopiera. Chiederei al pubblico un applauso per le quattro coppie, le bovine di quinta categoria. Ci stanno offrendo un grandissimo spettacolo.
è da mezz'ora che entrambe le coppie stanno combattendo e sulle porte ecco le prime coppie di terza categoria, la numero 12 Sibelle di Luca Carbonato e la numero 25 Fregatti di Allera Longopiera. Sibelle di Luca Carbonato proviene dall'allevamento dei Frère Cunea ed è il toro di Turquoise di Gildo Bonnet. La sua avversaria, che ha già partecipato all'interregionale e ha vinto il premio per la combattività, proviene dall'allevamento di Biona Michele. E dopo un bel combattimento per la quarta categoria vince la numero 31 Furia di Borgesio Andrea e chiamiamo in arena 40 Diana dei Fratelli Saronni che affronta la 107 Tribulè di Nicola Giacomino e la 24 Matador di Allera Longopiera che affronta la 18 Jardin di Luca Carbonato. Ecco subito 107 e 40, la 18 aspetta la 24, 40 e 107, ok, Saronni, Nicola Giacomino, due allevatori di Fabria. La 107 proveniente dall'allevamento di Luca Elex, quindi Tribulè. Una bovina acquistata a Nus, Luca Elex, l'allevatore con più rene quest'anno alla finale regionale. La sua avversaria dei Fratelli Saronni, del toro di Zara di Société Lo Zanti, la madre, razza di Diego Perret. Ed è Matador a vincere e ad andare in semifinale per la quinta volta. Aspettiamo un attimo. Ed è Matador, un applauso a questa grandissima reina, 5 volte semifinalista a Tavagnasco, difende il suo titolo di terza categoria per la quinta volta. E chiamiamo in arena la 131 Bandini Borgesio di Danilo che affronta la 78 Murrina di Orlarei Irene. Un bel combattimento tra Fregat e Sibelle. E per la quinta categoria vince la numero 19, Bimba di Bugni Mattia. Dopo un lungo combattimento, per la terza categoria vince la 107, Tribulè di Nicola Giacomino. Aspettiamo ancora Bandì di Borgesio e Murina di Orlarei. Passiamo alla seconda categoria. Seconda categoria 123, Manda di Carlo Roberto che affronta la 94, Tilone dei Fratelli Vironda. E un applauso
a Sibelle di Luca Carbonato che va in semifinale. Teniamo anche Shakira di Giovanni Mauro che affronta la 120, Contessa di Dario Bagnò. 123, 94, 72, 120. Vince Murina, la numero 78 di Orlarei Irene. Chiamiamo in arena la 132 Dijon di Cordera Corrado, che affronta la 14 Magalì di Caudera Raffaele Nicola. E 94, 132 e 14, 120 aspetta la 72, perfetto, qui davanti Cordera e Caudera. E chiamiamo anche la 69, Pucchi di Castellino Andrea, che affronta la 51, Reinetta dei fratelli Ughetti. Davanti al camion la bovina di Cordero, la 132, discendente dalle bovine di Ugo Dejana, il padre Rotolo, in fecondazione artificiale di Gitane di Edianrier, affronta la bovina di Caudera, Raffaele Nicole, Magali, una figlia di Ramona, di Sabina Pellissier. La 69 aspetta la 51. La 72, Shakira di Giovando contro la 120. Ecco la numero 51, Reinetta di Ughetti, già terza e quarta l'anno scorso, due anni fa. Nel 2019 in terza categoria affronta Pucchi di Castellino Andrea, che due anni fa l'abbiamo vista partecipare qui in quarta categoria, una bovina proveniente dall'allevamento di Davide Brunet, nipote di Strega ed è toro di Versailles di Hawaii. Reinetta non è ancora sicura di perdere e decisa riattacca Pucchi. Bene, ed è Pucchi ad andare in semifinale. La 72, Shakira, reina di quarta categoria nel 2018, terza quarta nel 2019, affronta la bovina di Bagnò Dario. Shakira, la 72, proviene dall'allevamento di Lauro Pondi Pollero e l'altra, sempre da un allevamento di Edi Bianchè, proviene da Edi Bianchè.
partecipò all'Interregionale nel 2020. E dopo una bella battaglia Dijon di Cordera Corrado a raggiungere la semifinale, e anche per la quinta categoria non è ancora detto. Mi stai a un bolso della birra, non lo so.
Shakira in un primo momento vince, ma Contessa non è convinta. Mentre Manda e Faisan continuano il loro combattimento sull'uscita del campo. Dopo questi combattimenti passeremo alla prima categoria, dobbiamo rallentare un po' per le due bovine di quinta. Che appena finisce la prima categoria dovranno rientrare in arena. Ed è Shakira. No, non è ancora detto. Vince la 72 Shakira. Chiederei un applauso a Contessa di Bagnò per la sportività dell'allevatore e per la grande figura che ha fatto oggi la sua reina, complimenti. Cominciamo a chiamare un combattimento di prima categoria. Chiamiamo in arena la 122, Vipera di Cipriano Moliner Mario, che affronta la 5, Tichi di Igor Modina. Tichi di Igor Modina e Vipera di Cipriano Moliner Mario. Ecco Igor con Tichi e Mario Cipriano con Vipera. Thomas ti lascio la 72.
vince la 122 Vipera di Cipriano Molini Armario. Per la prima categoria chiamiamo un altro combattimento, la 124 Dubai di Carlo Roberto, che affronta la 67 Mignon di Peretto Marco. Giovando Claudio, ripeto gli allevatori che hanno diritto al premio al sacco di mangime, se possono venire a ritirare, grazie. Giovando Claudio, Bugni Mattia, Borgesio Andrea, Fratelli Ughetti, Trucano Daniele e Ivan, Cordera Fabio, Capri Edoardo, Noascon Fragno Marco, Allera Longopiera, Carbonato Luca, Fratelli Saroni, Nicola Giacomino, Borgesio Danilo, Orlarei Irene, Carlo Roberto, Rolletto Isabella Erickson ancora in arena, Giovanni Mauro, Bagno Dario, Cordera Corrado, Caudera Raffaele Nicole, Castellino Andrea, Fratelli Ughetti, e per la prima categoria Cipriano Molina Armario, Igor Modina. Aspettiamo adesso invece la bovina di Carlo Roberto Dubai e Mignone di Peretto Marco. Yeah.
e vince al numero 67 Mignon di Ferretto Marco, che va in semifinale. Chiamiamo in arena al numero 43 difese di Matteo Ghetti, che affronta il numero 84 Tacun di Mangaretto Franco. Abbiamo ancora in arena un combattimento di quinta categoria e un combattimento di seconda categoria. Per la prima categoria abbiamo già qualificato due bovine di prima categoria in semifinale. Ed ecco difesa di Ughetti Matteo che affronta Tacù di Mangaretto Franco. La 43 proveniente da Fabio Lombardo, già terza quarta all'eliminatoria di Aosta nel 2019. Ed ecco subito il quarto di finale tra difesa e Tacù. Un bel combattimento tra Tacume e
difesa, ed è difesa dai fratelli Ughetti ad andare in semifinale di Ughetti Matteo, scusa. E chiamiamo l'ultimo combattimento di prima categoria, Cocchetto di Quagliotti Ettore e Extasia di Faira Pastore, 86 e 85. E con questo combattimento abbiamo finito i quarti di finale di tutte le categorie. E dopo un lungo combattimento vince la 104. Un applauso per questi due manzi per il lungo combattimento. Ed ecco Extasia al numero 86, attende Cocchetti di Quagliotti. Ed ecco l'ultimo combattimento tra Extasia e Jardin, tra Extasia e Cocchetto, 86 e 85. Cocchetto al numero 85, Jareina nel 2018, reina di seconda categoria, oggi combatte in prima categoria. Cocchetto, una bovina proveniente dall'allevamento di Jose Squinoval di Bressonei, del toro di Briga di Société Laboret. La sua avversaria discende da Ruby, dai Frère Gloss, il padre Calypso, Furia di Laboretta, quinta ottava l'anno scorso al combat evento di Aosta.
siano infilate dentro a qualcuno. Sì, sì, ma perché sono tutti qua. Te le sto cercando, perché... In arena abbiamo un lungo combattimento tra le due bovine di seconda categoria, Manda e Faisan. È un intenso combattimento tra l'arena uscente del 2018, Coquette ed Extasia. E per la seconda categoria è la numero 94 ad andare in semifinale, Faisan di Roletto Zabella Eric. Igor Modina, se puoi venire sotto il camion della giuria, grazie. Cominciamo a chiamare i premi per la combattività. Per la quinta categoria chiediamo agli allevatori di venire con la bovina sotto al camion per la premiazione. Chiamiamo Nerva di Borgesio Stefano, la numero 79. Per la quarta categoria chiediamo a Chico e Sara di venire sotto al camion per la premiazione. Chiediamo a Cucù di Capri Edoardo di venire sotto il camion per la premiazione. Vince il premio per la bovina più combattiva di quarta categoria. Premiano il compagnon de Muzù. Chiediamo a Bullar Mattia di venire sotto il camion per la premiazione. Per la terza categoria, fregate di Allera Longo Piera, coltivatori diretti di Torino, quindi vince il premio Fregatti. Per la seconda categoria, Manda di Carlo Roberto, il premio offerto da Cia delle Alpi. Champion Gianni, se puoi venire qui davanti al camion per la premiazione.
e vince Coquette di Ettore Quagliotti, che va in semifinale, la numero 85. Daniele, se puoi venire sotto il camion per la premiazione per la bovina più combattiva di prima categoria, Extasia di Feira e Pastore, premia Roberto Bonet.